Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo arrivati il sesto episodio di Factor Weather, giusto? Del meteo futuro. Questo episodio intitolerò 3 giorni fa, mi racconto, c'è stata la neve da me, Santa Merico Dia e anche Biancavilla, poi Paternò non saprei. Se qui era pochissima, penso che a Paternò nemmeno ha piovuto e nemmeno ha nevicato così come ha fatto qui. Ma soltanto nei paesi più alti, tipo qui, Licodia, Biancavilla, Adrano, poi forse Maletto, Etna, Troina avranno fatto lì di più, È arrivata finalmente. Purtroppo non come ce l'aspettavamo. Giusto? E sciare, divertirci? No, soltanto che cadeva in aria. Ma nemmeno che si vedeva tanto bene. Comunque, intanto vi auguro una buona visione per il video, va bene? Ecco, qui, negli episodi precedenti, giusto? Avevo parlato di un'ipotetica nevicata, giusto? L'Etna. Temperature sotto zero storiche. Sarebbero stati Rifugio Sapienza. Troina. Ma questo avevamo parlato quando eravamo nel periodo di Natale, giusto? Su questa ulteriore ipotesi, ma purtroppo non è capitato. Sarebbe stata la storia del 2021 e 22, Soprattutto il 31 di gennaio. A poi di mattina sarebbe sorto il 2022. Quindi la nevicata storica tra il 2021 e il 2022. Cioè il 2021 ha nevicato l'ultimo anno, sarebbe stato. E il 2022 è aggiornata la neve. Infatti qui avevamo parlato di un ipotetico scenario. Guardate qui. Giusto? Dalla Russia. E l'anticiclone mettendosi lì. Il cosiddetto Strad Warming, giusto? Arrivando l'inverno con la regina delle nevi, ma non solo questo, anche gli UFO. Gli oggetti volanti non identificati, ovvero anche chiamati UAP, fenomeni aerei non identificati. Qualunque cosa siano, navicelle aliene o droni russi, cinesi o fenomeni atmosferici o qualcos'altro, il fenomeno è reale. Parliamo di nuovo del meteo. Visto? Quando c'era, si ipotizzava, il gelo è arrivato, 3 gradi sotto zero sono, però purtroppo non ce n'erano precipitazioni, siccome non ha piovuto molto in questo periodo, qui dalle mie parti dovrebbe piovere molto in inverno. Infatti per questo non c'è stata abbastanza neve, è soltanto gelo per comparsa così. Perché mancava la pioggia, le precipitazioni, altrimenti avrebbe nevicato. Questo sarebbe stato il risultato. Ma purtroppo le precipitazioni non ci sono state. Infatti questo poi si è fatto. Dopo è tornato di nuovo l'anticiclone e sono tornati anche qualche avvistamento degli oggetti volanti non identificati. Poi avevo ipotizzato che ci sarebbe stato il ritorno del gelo russo o siberiano. Che sarebbe stato il quarto colpo, giusto? Infatti l'ha fatto. Però ho visto soltanto poco di neve che è arrivata qui. Non è che è stato un gran colpo bello forte. No. Ho visto soltanto nevicare poco. E questa era l'ipotesi del 25 di gennaio, mi sembra. Sì, giusto, 25 gennaio. Sì.
Visto poi avevo parlato anche di ulteriori avvistamenti che erano capitati, tipo Bolognetta o Abruzzo, oppure un misterioso oggetto che fosse un drone o un meteorite. Mi sembra qui in Sicilia, no, no, in Calabria, in Calabria. Comunque fossero alieni o tantomeno altre cose, beh, a parte gli alieni, cioè altre civiltà oppure forme microbiche, lo scopriremo grazie al James Webb. Poi, a patto che la NASA ha arruolato 24 teologi per capire la nostra reazione, certo, perché certi avvistamenti sono inspiegabili, che possono essere astronavi aliene, come ho già detto, oppure qualcos'altro, tipo droni russi, o fenomeni atmosferici. Sono molte le ipotesi su cosa potrebbero essere questi misteriosi oggetti, però il fenomeno è reale. E si sta indagando seriamente. L'argomento era di 70 anni fa, ma a quanto pare è ritornato. Alcuni si chiedono come mai non ne ho parlato molto tempo e ora se ne parla. Beh, ci sarà un motivo. Ma si indagherà. E vedremo poi che cosa saranno. Saremmo soli nell'universo, sapremmo? Oppure si tratterà di un fenomeno nostro, creato. Cioè cose terrestri, no? Extraterrestri, vabbè. Visto? Quando era arrivato il Geo per comparsa, avevo fatto questo scenario. Ho visto la neve era lì e invece lì è arrivata soltanto il gelo. In questo modo. Visto? L'ipotesi di febbraio era questa. L'1 e il 2. Ed è capitato, infatti. Però si prevedeva una forte nevicata, vero? Ma è stata pochissima. Guardate. Il quarto ritorno. Sciabolata artica. Nei giorni della merla. L'ultimo giorno con esattezza, giusto? E poi l'1 di febbraio è successo questo qua. Adesso vi mostrerò il video di Santa Maria di Goddia, va bene? Che ho registrato della neve. Beh, eccoci qui, ragazzi. Il ciclone è arrivato, come previsto, però non era quello che ci aspettava. Non guardate un po', però si vede un po' di neve, eh? Aspettate. Sì, un po' si vede. Si vede un pochino, eh? Ma certo, queste sono nuvole di neve, guardate. Vedete? Aspettate. Così forse si vede meglio, sì. Visto, quelle sono tutte nuvole di neve, bianchissime. Forse qualcosa la vedrete. Si vede qualcosa. Sì. Qualcosa si vede. È arrivata la neve. Infatti io non sento così freddo. Aspettate, cerco di... Sì. Ecco, perfetto. Vedete? Vedete qua in mezzo? Guardate, guardate. Guardate qua, vedete? Poi casomai col video rallentatore si vedrà. Guardate, visto come cadono i fiocchi. Sta nevicando, è ufficiale. Guardate. Il vento è più forte, però così i fiocchi non si vedono. È neve, propriamente neve. Guardate che bella cosa, quindi sì, però non era come ce l'aspettavamo. Qualcosa finalmente l'ho fatto. Però di cosa lo faceva in quei giorni? Lo faceva quei giorni. Allora sì. Tipo che eravamo a 3 sotto zero quando è arrivata quell'aria artica. Diciamo che sta nevicando veramente. Purtroppo non può quagliare perché la temperatura è più bassa. Però in aria si vede. La pioggia diciamo che è lì, guardate. Va. Guardate. Vedete le nuvole oscure? Quella è pioggia. E anche questa è qua un pochino. Ma il resto è neve. Tipo queste,
Beh, a patto che la pioggia e neve siano uguali, non è una cosa diversa. Perché la pioggia col cielo forte può diventare neve. Infatti la neve è fatta da cristalli di ghiaccio, però non ghiaccio propriamente come la grandine. Sono soffici e non fanno male, e soprattutto ora vediamo cosa si riesce a fare. Ah, dipende. Ogni tanto cade qualche fiocco, però sì, l'ha fatto. Va bene, concludiamo qui. Beh, basta. Forse che arriva oppure si dilagheranno le nuvole. Beh, chi lo sa, lo scopriremo più tardi, però là ce la sta buttando proprio. Chissà se bufera là. Regabulto. Ah, poi lì l'Etna, già immediatamente, subito. Se possiamo guardare meglio il vetrino, la vetrata anzi, non il vetrino, forse noteremo qualche goccettina. Sì, infatti, qualcosa. Perché è stata sparsa, no? Comunque, non lo so se si vedono. Comunque, quello che succederà più tardi succederà, poi si vedrà. Comunque, la prima neve l'ha fatta, finalmente, anche l'aspettavo. Ma purtroppo non è come ce l'aspettavamo, tipo imbiancare i paesi. No, soltanto fioccare in aria. Vabbè, sempre meglio di niente almeno. Ok, visto qui è il meteo che mi aveva dato le previsioni, visto neve, a 7 gradi ero, poi alle 4 piogge e neve, quindi insieme. Non so se l'avete vista, ma io ho cercato in tutti i modi di farvela vedere lì, mentre cadeva. E poi questo qui di 2 giorni fa, questo è successo, era bassa, però negli alberi si era sciolta. Poi ieri che ero andato a Catania, il lato era così, molto più pieno il lato di Catania. Beh, direi che il video lo posso concludere pure qui, non ho altro da dire, va bene. Beh, ragazzi, spero tanto che questo video ovviamente di Factor Weather, il sesto episodio. 3 giorni fa c'è stata la neve, ma non come ce l'aspettavamo, vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e un bel like. E noi ci vedremo in un prossimo video col 26esimo episodio di Astronomy Universe. Giusto, che cosa parleremo? Beh, non ho in mente nessuna idea, ma vedremo cosa penserò entro stasera o domani. Comunque, poi ci vedremo in un prossimo video, ok? Poi lo scoprirete. Alla prossima, ciao!